160.000 euro, giochiamo tutti insieme in questa... In questo giorno di festa, a proposito, volevo mandare un saluto in più a chi ci sta seguendo da casa. Mi auguro davvero che abbiate passato finora una Pasqua serena e grazie per essere qui insieme a noi. Ci auguriamo di avervi fatto un po' compagnia finora. È la mia prima Pasqua qui all'Eredità, quindi ci tengo a farvi un augurio particolare di buona Pasqua a tutti voi, al pubblico qui in studio, che è veramente un pubblico caloroso, gentile, alla squadra dello Studio 4, a tutta la squadra di autori, alla redazione, a tutto il gruppo di lavoro dell'Eredità che mi ha accolto veramente con grande affetto. Quindi buona Pasqua a tutti voi. E adesso giochiamo insieme a questa ghigliottina da 160.000 euro. Allora, forza Riccardo, metti pure la cuffia e giochiamo tutti insieme. Riccardo? Sono pronto. Ti senti bene? Sei pronto? Sì, carico. E allora via con la prima coppia di parole. Allora Riccardo, hai lanciare e lasciare. Lasciamo lasciare. Ghigliottina. Hai fatto bene, lasciare. Seconda coppia di parole. Scegli tra amico e fratello. Amico. Ghigliottina. E ancora rimbalza. Grande partenza. Terza coppia di parole. Specie o speciale? Speciale. Ghigliottina. Ancora rimbalzo. 160.000 euro. Arrivano qui fino alla penultima coppia di parole. Forza Riccardo, hai diretto o diretta? Andiamo con diretto. Ghigliottina. Wow! Interi 160.000, siamo già all'ultima coppia di parole con questo montepremi così alto. Forza Riccardo, a te la scelta. Bravo o unico? Bella scelta qua. Unico. Voi a casa avreste scelto bravo o unico come ha fatto Riccardo? Arriverà con l'intero montepremi o no? Ghigliottina. Andiamo col pieno. Lasciare, amico, speciale, diretto, unico. Forza, ancora un minuto di riflessione. Dai Riccardo.
Ok, puoi sistemare la coperta lì e poi togliere la cuffia naturalmente. Serve aiuto? Vai. Aspetta, mettiamola nella direzione che hai scelto tu. Ok. Anche se è rovesciata, la parola sua è dritta, eh. E allora. Oi, oi. 160.000 euro. Montepremi enorme per questa parola qui. Attualmente sono diverse, speriamo che siano uguali. Puoi togliere la cuffia, Riccardo? Sì, è vero. Allora, come è andato il ragionamento intanto? Perché questo fatto che non hai mai dimezzato fa pensare che hai un'idea precisa. Senti, era dopo speciale, ho avuto un'illuminazione, quindi speriamo. Con unico mi è crollata la certezza, però dico magari è un qualcosa che può essere, perché la mia parola, eccola, se la metto, sì, è treno. Treno. Perché treno speciale, treno diretto. Allora, treno speciale, sì, fanno dei treni speciali, come anche gli aerei, no? Certo. Tu sei stato assistente di volo, mi sembra, esatto. Le tante cose. E treno diretto, che non fa... No, il diretto sono quelli che fanno un po'... Sì, facevano, ma non credo nemmeno più esistano. Comunque, una volta esistevano. L'unico treno che è rimasto, sì, l'amico treno... Il treno amico. Il treno amico. E lasciare il treno quando si scende, che siamo arrivati. Ok. Non lo so. Lasciare non ti dice proprio niente, lasciare? Lasciare gli amici, lasciare casa, lasciare il passo. Tu sei un agente di commercio adesso, nel settore del vino. La parola lasciare dove ti porta? Lasciare un catalogo, lasciare un... Lasciare un catalogo. Oppure una carta da visita, ma non... Okay. Non... Carta da visita, un biglietto da visita, biglietto, per esempio. Sì. Perché il tuo scopo qual è? Quando di farsi, parli con il cliente. Di farsi ricordare, di farsi conoscere, di lasciare anche di farsi... un contatto. Un contatto. Lasciare un contatto, quindi lasciare un... Numero. 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 Lasciare il numero. Che c'è? E ora ha tutto senso. Il numero adesso ha tutto senso, senso, dici? Sì. Lasciare il numero come ti capita a te. Il numero amico. Il numero amico, quando uno ha bisogno di aiuto c'è un numero amico. Un numero speciale, per esempio, per... quando ci sono la raccolta di fondi, allora c'è un numero speciale da chiamare. Oppure un numero speciale di una rivista. Di una rivista, una monografia, per esempio. Il numero diretto di Riccardo dalla sua scrivania senza passare per il centralino è un numero unico di una rivista, di un fumetto che esce per una grande occasione. La parola di stasera è numero. Anche con treno sta bene, guarda là, numero del treno. Allora Riccardo, ciao. Aggiungi un numero alla tua collezione di puntate dell'eredità. Sei un grande campione. A domani con te.